Tra pochi giorni, il 13 agosto, a Felitto prenderà il via la 35esima edizione della Sagra del Fusillo Felittese, un'edizione giuseppina col botto. Sì, è la 35esima, quindi dobbiamo degnamente onorarla, per cui cominceremo insieme alla Prologo di Rocca d'Aspide con la rievocazione del passaggio di Federico II nella Valle del Calore, davvero una bella cosa, e il 14 invece avremo un convegno di alto profilo dal titolo Il Fusillo di Felitto tra storia e cultura con Amedeo La Greca, il dottor Luigi Crispino e l'antropologo Domenico Ienna a cura della Diamond Fashion Agency di Nicola Catalano. E poi tanti altri momenti, ma soprattutto degustazione con il fusillo che ormai da 35 anni, ma direi anche prima ovviamente, ha conquistato una sua identità particolare che peraltro fa identificare proprio la gastronomia con questo paese. Sì, e d'altronde noi ogni anno cerchiamo di migliorarne sempre la già nota qualità, per cui quest'anno soprattutto sui prodotti credo che abbiamo raggiunto un top, spero che possa essere gradito a tutti. Gastronomia naturalmente, e poi ci sarà la possibilità di degustare non solo il fusillo ma anche la trota, insomma altre delizie realizzate proprio su questo territorio. Sì, tutti i prodotti, la quasi totalità dei prodotti sono locali, avremo tanti altri prodotti, la salsiccia prodotta qui in loco, i salumi a cura della cooperativa Difesa Nuova, il vino da non dimenticare a cura delle due cantine locali, Russo e Rizzo, e poi tante altre sorprese. Poi naturalmente prima si chiamava pacchetto turistico Un Giorno a Felitto, adesso invece ha un altro nome proprio per commemorare, come tu giustamente dicevi, questa 35esima edizione. Mi sto riferendo ovviamente a quell'itinerario proposto dalla Prologo che consente di degustare ma anche di apprezzare, ecco, le risorse locali. Sì, con soli 20 euro quest'anno, proprio in occasione di questo 35esimo anniversario, sarà possibile gustare tutti questi prodotti a pranzo e poi avere le visite guidate al centro storico e alle Gole del Calore, quindi io vi invito veramente ad essere molto molto numerosi. Perfetto, poi ricordiamo in conclusione, Giuseppina, che non mancheranno gli spettacoli qui in Piazza Mercato. Sì, gli spettacoli e tanta arte anche quest'anno, perché abbiamo ben due estemporanee, una a cura dei ragazzi volenterosi che hanno voglia di apprendere un po' quest'arte, l'altra il 16 agosto con il maestro Sabato Catapano, il quale ci onorerà della sua presenza e farà una performance artistica a partire già dalla mattina, senza poi dimenticare i due artisti locali Antonio Suriano e Rita Corrente, che come al solito riproporranno le proprie espressioni artistiche anche quest'anno. E vorrei ricordare in dulcis in fundo l'associazione Felitto.net che con la rassegna dei libri sul Cilento ci delizierà con liberamente. Il 10 abbiamo la 10ª edizione della Corrida Corretana che facciamo ogni anno, il 10 di agosto. Il 14 di agosto il pomeriggio ci abbiamo una festa dell'estate dei bambini con dei giochi gonfiabili, animatori, animatrici, truccatrici per i bambini, teatro dei burattini e poi fino alle 20 la sera. Poi la sera passeremo alla la notte bianca, che è la seconda edizione, l'abbiamo voluta iniziare proprio l'anno scorso, fino all'alba come abbiamo fatto l'anno scorso, pranzando, cenando, mangiando melone, cornetti. Il 19 e il 20 agosto abbiamo il secondo Belmont Festival della canzone italiana in collaborazione con un festival nazionale, Facce da Sanremo, proprio per spingere e valorizzare i giovani della nostra zona, perché ci stanno in questa zona molti giovani, tra cui alcuni si possono definire anche professionisti, non dilettanti, che esibiscono nel canto. Questo festival consiste nel far cantare questi giovani nelle maggiori piazze di Sanremo durante il festival della canzone italiana, proprio il festival di Sanremo. Si andranno a esibire nelle varie piazze di Sanremo e saranno ascoltati da varie case discografiche e discografici. Poi abbiamo il 21 agosto la 22esima edizione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema, moda e fotogenia, dove ci tengo a precisare che una ragazza di Sala Consilina, che è stata la vincitrice dell'edizione passata a Corleto Monforte, si è classificata come terza nazionale tra 140 ragazze, quindi cerchiamo di spingere pure le nostre ragazze, non solo quelle per il canto ma pure per la bellezza, per il modo di recitare, ballare e tante altre cose. Il 22 agosto purtroppo chiudiamo in bellezza, perché purtroppo perché finiscono le feste, chiudiamo in bellezza con un'escursione di trekking a cavallo. Partiremo alle 9 della mattina dal paese con i cavalli, è possibile pure noleggiare cavalli per chi vuole partecipare,
con una minima quota si noleggiano i cavalli e un'altra quota per l'iscrizione, perché pranzeremo qui sopra di nuovo. Partiremo dal paese e raggiungeremo qui sopra la vetta. Poi, se ci sarà ancora altro tempo, raggiungeremo proprio la cima dove siamo arrivati a piedi l'altra volta, a 1700 metri con i cavalli. Credo che sarà una bellissima giornata. Vi invito tutti quanti a partecipare a questa iniziativa a Corle dei Monforti. Che dire, buona estate a tutti e grazie. Un bello sguardo, un ricco programma di eventi posti in essere dall'amministrazione comunale retta da Geppino Parente, con la collaborazione di alcune associazioni del territorio. Ne parliamo con l'assessore al turismo Emilio Vasso. Allora, dicevo, un programma davvero molto ricco. Sì, un programma ricco che insomma vedrà una 10 giorni piena di eventi, spettacoli e insomma e quant'altro. E saranno eventi che abbracceranno un pochettino tutte quante quelle che sono le esigenze, sia dai più piccoli che dai più grandi, alle persone anziane. Inizieranno gli spettacoli musicali che insomma si distribuiranno dal 10 agosto fino al 18. Per quanto riguarda i più piccoli, dicevo, abbiamo insomma organizzato dei giochi dei giochi in piazza, dei giochi di abilità, giochi d'acqua. E per quanto riguarda anche gli anziani, non abbiamo tralasciato gli anziani, abbiamo fatto una sorta di una serata con una rivisitazione di quella che era insomma le vecchie tradizioni di lavorazione di pasta fresca e la lavorazione del caglio, con poi insomma durante il corso della serata verrà fatta una distribuzione degli stessi. Insieme, insomma, cerchiamo di far star bene le persone che vivono a Bello Sguardo, le persone che vengono a trovarci, i nostri concittadini che risiedono fuori e che vengono per quei 15 giorni nel periodo estivo. Logicamente, insomma, noi invitiamo tutti, anche gli altri paesi che stanno vicino a noi, e cerchiamo di vivere insieme questi momenti di aggregazione con serenità. Sì, mi piace poi sottolineare pure un altro appuntamento importante, quello di giovedì 12 sì. agosto, quando il Comune vorrà conferire la cittadinanza onoraria al professor Giuseppe Tesauro. Sì, tra l'altro con l'amministrazione nel periodo insomma di questi eventi abbiamo anche organizzato una giornata con il conferimento della cittadinanza onoraria al nostro concittadino professor Giuseppe Tesauro. Ci sarà insomma un consiglio comunale, sarà prettamente per la cittadinanza onoraria del professore. Il giorno sarà il 12 agosto, alle ore 7 faremo questa cerimonia e dopo la cerimonia insomma ci sarà una sorta di festa tra i cittadini e il nostro caro concittadino. Insomma, un programma ricco nonostante le tante difficoltà che oggi, soprattutto oggi, i comuni vivono, perché appunto non hanno tanta disponibilità economica da investire appunto sugli eventi, però ecco, ci si riesce comunque. Sì, ci si riesce comunque con molto sacrificio, però quando le cose insomma si fanno con passione si riesce anche a superare queste difficoltà. Dobbiamo dire che c'è stata anche una grossa mano da parte di sottoscrizioni dal punto di vista di sponsor, di attività commerciali presenti nel paese, quindi un po' con l'aiuto di persone che si sono prestate a organizzare gli eventi, un po' con l'amministrazione siamo riusciti ad organizzare una 10 giorni che insomma seppure con un budget abbastanza striminzito, ridimensionato, siamo riusciti a creare spero delle belle serate, vedremo. Un'ultimissima cosa, l'iniziativa, o meglio le iniziative, dicevo, sono organizzate in collaborazione con le associazioni locali, in particolare il Club Amici di Bello Sguardo e l'Associazione Culturale Creativamente. Sì, sì, ci sarà l'aiuto insomma da parte di queste due associazioni, Creativamente che è insomma un'associazione culturale che è prettamente di ragazzi, di giovani che organizzeranno delle serate con spettacoli musicali, le stesse proiezioni di film verrà curata dai ragazzi dell'associazione e dai ragazzi del forum dei giovani, mentre per quanto riguarda insomma la serata la serata dedicata agli anziani ci sarà l'impegno da parte del CAB a organizzare l'evento e la serata con poi altri eventi sportivi, diciamo tipo la palla sforzata e il torneo di bocce, che insomma riguarda un pochettino le persone più, come dire, di una certa età.